Buonasera e benvenuti al TG Sicilia le principali notizie di questa edizione. Emergenza cenere nel catanese, vertice operativo tra i sindaci, necessario dotarsi di mezzi propri e stabili perché le emissioni del vulcano non sono più un fenomeno sporadico, richiesti adeguati finanziamenti, invocato lo stato di calamità. Siccità nella Sicilia setata a Caltanissetta arrivano le autobotti, ma l'acqua destinata alle famiglie non è potabile. Siracusa, capitale dello spreco, con il 65% di acqua persa ogni giorno per abitanti. 250.000 siciliani sotto la soglia di povertà pesano inflazione e disoccupazione. Una prima opportunità per i meno avvienti, i tirocini inclusivi. Due commissioni d'inchiesta sulla vicenda della gamba con frattura al perone di un ragazzo immobilizzato usando un cartone da imballaggio e non una stecca per ingessatura all'ospedale di Patti. Palermo arrestato un giovane accusato di aver abusato della cuginetta di otto anni. Tensioni e resistenza davanti casa al momento del fermo del 19. Anni. Migliaia di siciliani che hanno già lasciato casa per andare in vacanza, giorni di ferie attesi anche dai ladri, che ne approfittano per svaliggiare gli appartamenti, i consigli della polizia per partire in sicurezza. Catania, luci e ombre di una città, anche quest'estate popolata di turisti. Folla record per le sculture alla stazione della metrofontana, ma anche il monumento a Bellini ristrutturato e già in abbandono. Il calcio, sulla vicenda Catania interviene l'assessore allo sport del Comune Parisi. Ho chiesto alla proprietà impegno massimo per il rispetto delle regole e ho avuto rassicurazioni. trovati a affrontare tutti insieme l'emergenza cenere vulcanica con mezzi propri, convocati dal sindaco della città metropolitana di Catania e i primi cittadini dei diversi comuni. Insufficiente il milione stanziato dalla regione chiedono che venga attivato lo stato di calamità naturale. Adelaide Barbagallo. Venga dichiarato lo stato di calamità naturale. Questo è il coro quasi unanimo dei primi cittadini dei comuni della città metropolitana di Catania interessati dalla pioggia di cenere vulcanica. A convocarli il sindaco Enrico Trantino che vuole centralizzare gli interventi con la dotazione di mezzi propri perché la ricaduta di cenere lavica non può più considerarsi un episodio sporadico ed eccezionale. Come sindaci abbiamo deciso di centralizzare la risposta. È inutile continuare a sostenere spese notevoli per andare a smaltire la cenere, quasi fosse una condizione inedita rispetto invece alla possibilità di pianificare degli interventi acquistando noi le macchine e quindi risparmiando notevolmente sui costi che quotidianamente sosteniamo quando poi capita il, la pioggia di cenere. La Regione ha stanziato un milione di euro, una cifra irrisoria secondo gli amministratori per far fronte alle spese di pulizia immediata. Milo, che si ritrova con 12 kg a metro quadro di cenere, ha già speso 500 mila euro. Pedara 300.000 e non ha ancora completato. A Cicatena aveva già ripulito quasi il 50% del suo territorio e dopo pochi giorni si è ritrovata a cominciare da capo per la nuova pioggia di cenere vulcanica. Servono risposte dal governo nazionale e regionale. L'impegno mio, ma anche del presidente Schifani, che io ho sentito proprio stamattina, è quello di, da un lato, chiedere lo stato di calamità nazionale e, dall'altro lato, quello di riperire al più presto altre risorse per cercare di dare risposte serie a questi comuni che stanno bevendo avendo una difficoltà non solo dal punto di vista della salute, ma anche dal punto di vista economico, turistico e di disagio eh, generale. Ma il futuro non potrà certo essere chiedere costantemente lo stato di calamità naturale. Da qui la ricognizione di quanti mezzi possano servire, il loro costo e come utilizzarli al meglio. Nella Sicilia setata a Caltanissetta arrivano le autobotti, ma l'acqua destinata alle famiglie non è potabile. Siracusa, capitale dello spreco, con il 65% di acqua persa ogni giorno per abitante. Giusi Lazzar. È una Sicilia a secco che arranca per trovare risposte e, soprattutto, acqua per comunità, mondo agricolo e zootecnico. Una mappa dolente con Caltanissetta da giorni in piena crisi idrica. 8 autobotti e 7 pick-up solo oggi hanno distribuito acqua agli abitanti di contrada Fontanelle. Acqua però solo per scopi non alimentari, e quindi non potabile, come stabilito nell'ordinanza del sindaco Walter Tesauro in via precauzionale. Con ogni viaggio consegnati 68.000 litri di acqua che serviranno a dare sollievo a 100 famiglie che dovranno però ancora acquistare l'acqua potabile. A coordinare l'operazione la Protezione Civile regionale. Ci spostiamo negli invasi Shanguana, nell'ennese e Ragoleto, nei pressi di Gela, in provincia di Caltanissetta, dove si fronteggia l'emergenza con l'irrigazione di soccorso dei terreni e degli allevamenti. L'utilizzo delle risorse idrica dell'invaso Shanguana è destinato anche per i terreni non associati al Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale e per l'utilizzo in zootecnia. La misura, fa sapere la Regione, è valida per tutto il mese di agosto e potrà essere prolungata anche a settembre. Una volta verificata, la quantità delle risorse. Nulla è cambiato ad agrigento dopo la marcia dei 3.000 di pochi giorni fa. Le persone anche oggi costrette a file alle fontane con bidoni. E dopo un violento temporale che si è abbattuto nella zona tra Enna e Pergusa, provocando cadute di alberi, massi sul manto stradale e allagamenti, è stato necessario l'intervento delle idrovore e dei pompieri per liberare la zona e mettere in sicurezza i gli ospiti delle piscine, una quarantina, rimasti bloccati dentro la struttura. Sul posto anche i volontari della protezione civile di Enna. Nella Sicilia colpita dalla siccità, anche Enna non vedeva una goccia di pioggia da 100 giorni, se si esclude la breve precipitazione di due giorni fa nel capoluogo, mentre a Pergusa, dove il lago si è prosciugato, la prima acqua è arrivata soltanto oggi. E cambiamo argomento, parliamo di povertà in Sicilia, è sempre più alto il numero delle persone a rischio, in aumento anche la disoccupazione. Ce ne parla Marco Gullà. In Sicilia circa 250.000 lavoratori vivono al di sotto della soglia di povertà, nonostante abbiano un'occupazione. Una fotografia desolante dell'economia dell'isola che evidenzia come molti lavoratori non riescono a far fronte alle proprie necessità e a quelle delle loro famiglie a causa di redditi troppo bassi. In aumento anche la disoccupazione con la ricerca di un lavoro che diventa sempre più difficile. Purtroppo c'è tanta gente che ci chiede aiuto, poi controlliamo in realtà le offerte di lavoro sulla piattaforma Sisle come ci ha detto appunto il, questo governo, ma per esempio per Palermo ci sono soltanto 13 offerte di lavoro e per la Sicilia addirittura sono soltanto 30 contro 250.000 persone disoccupate in, in Sicilia. Inflazione e mancanza di lavoro, un mix decisamente negativo per tante famiglie siciliane. Purtroppo da quando si è deciso di dividere la misura del reddito di cittadinanza in SFL e assegno di inclusione, eh, la, la povertà è nettamente aumentata perché ci devono spiegare con 350 euro come può accadere una persona come può campare mai una famiglia. Una nuova misura per tutte le famiglie con un ISE molto basso. Partiranno a breve, i tirocini inclusivi. Finalmente stanno partendo, dovrebbero partire già da settembre, quindi chi è in povertà, quindi chi ha un reddito, che ha un ISE inferiore a 6.000 a 9.360 euro, può andare dagli assistenti sociali, farsi, farsi prendere in carico, quindi firmare il patto di, di adesione di inclusione sociale e poter scegliere tre delle agenzie per il lavoro tra le 37 che ci sono in elenco e cercare insomma, di poter aderire a questi, eh, a questi tirocini di inclusione. Due commissioni d'inchiesta, una dell'ASP che oggi ha concluso il suo lavoro, e una dell'Assessorato regionale alla Salute. Sulla vicenda, ve la gamba con frattura al perone di un ragazzo ingessata usando un cartone da imballaggio e non una stecca per l'ingessatura all'ospedale Barone Romeo Di Patti. Il servizio di Francesco Triolo. La commissione ispettiva nominata dall'assessore regionale alla salute, che dovrà accertare cosa sia avvenuto lunedì scorso al pronto soccorso dell'ospedale di Patti, dove ad un giovane è stata immobilizzata una gamba con il cartone, si è insediata questa mattina ma non ha ancora fatto visita alla struttura ospedaliera. Ha lasciato invece l'ospedale di Patti nel primo pomeriggio la commissione ispettiva nominata dall'ASP di Messina. L'azienda sanitaria provinciale ha annunciato intanto di aver sollevato dall'incarico la dirigente del pronto soccorso. Perché la nomina non sarebbe stata a norma di regolamento, mentre sono stati chiesti provvedimenti nei confronti della caposala e del direttore sanitario del Barone Romeo. Di fronte agli ispettori regionali, dovrebbe comparire anche la dottoressa che ha eseguito lo steccaggio di fortuna e dovrà spiegare i motivi della sua scelta. Non c'è alcun provvedimento al momento, ma il direttore generale dell'ASP di Messina, Giuseppe Cucci, ha sottolineato come dai primi accertamenti sarebbe emerso che nei depositi erano disponibili quattro e cobbende oltre a gazze adesive e comunque il paziente poteva essere trasferito in pochi minuti all'ospedale di Milazzo. Cucci ha assicurato inoltre che entro due mesi sarà nominato il primario di ortopedia, un reparto che all'ospedale di Patti è ormai ridotto ad ambulatorio ed un'interrogazione promossa dai deputati siciliani del PD al ministro Schillaci stigmatizza lo stato in cui versa la sanità siciliana che si legge nel testo depositato presenta enormi criticità a cui il personale sanitario fa fronte come può in quanto i limiti maggiori sono da rinvenire nei tagli adottati sistematicamente nell'assenza di una seria programmazione che stanno mettendo a rischio persino le prestazioni più essenziali come appunto quelle dei pronto soccorso. Sul caso indaga anche la Procura di Patti che ha aperto un fascicolo intanto solo conoscitivo. Salvatore Barbagallo e Giusi Savarino sono i due i nuovi assessori del governo regionale. Barbagallo, professore ordinario di idraulica a Graia, prende il posto di Luca San Martino e avrà la delega di assessore all'agricoltura. Savarino, avvocato e deputato regionale, subentra a Elena Pagana e si occuperà di territorio e ambiente. E adesso a Palermo accusato di aver abusato della cuginetta di otto anni arrestato un diciannovenne. Momenti di tensione negli attimi del fermo. Marco Gullà. L'accusa è di quelle gravissime, aver abusato sessualmente di una bambina di 8 anni e per questo, per un ragazzo di 19, oggi sono scattate le manette. Siamo a Palermo, in un quartiere nella periferia del capoluogo siciliano, si sarebbe consumata la violenza. Le indagini sono state avviate dopo la testimonianza della bambina raccolta dalla polizia all'ospedale di Cristina, dove la piccola era stata portata dalla madre. Gli accertamenti medici hanno confermato che la piccola avrebbe subito violenza. Le indagini sono sfociate nell'arresto del giovane e momenti di tensione si sono registrati davanti all'abitazione del 19enne quando sono arrivati gli agenti per arrestare l'indagato. I familiari hanno provato a fare resistenza. Il provvedimento su richiesta della Procura è già stato convalidato dal GIP. Nuova aggressione nella zona della stazione centrale a Palermo dove un ventenne tunisino ha colpito una guardia giurata in servizio in un supermercato che lo aveva bloccato con addosso della merce rubata. I carabinieri sono riusciti a rintracciare e arrestare il giovane per rapina. Sono migliaia di siciliani che hanno già lasciato casa per andare in vacanza, giorni di ferie attese anche dai ladri che ne approfittano per sbaliggiare gli appartamenti. Ecco i consigli della polizia per partire in sicurezza. Francesco Aloy. Code in autostrada, spiagge affollate e case vuote. In una parola, vacanze. Un periodo che in molti attendono un anno intero. Prima di partire, però, fate attenzione a chiudere bene porte e finestre di casa. Non dare la possibilità a eventuali malintenzionati di capire che la persona è assente per lungo periodo dall'abitazione. Ma se per molti questo è periodo di ferie, per i ladri invece inizia il lavoro. Naturalmente si fa per dire. C'è un rafforzamento del controllo del territorio grazie anche. Anche agli apporti e ai reparti prevenzione e crimine che rinforzano il controllo del territorio già in atto. Questo perché sappiamo che le città magari si svuotano e quindi è bene prestare maggiore attenzione alle ore serali e notturne. E così è fondamentale seguire i consigli delle forze dell'ordine: assicurarsi chi ha un allarme, che l'allarme sia inserito, e di collegarlo anche con le centrali operative delle forze di polizia, accodarsi con dei vicini fidati, di ritirare, per esempio, la posta, eh, di riavvicino, di sotorare il. Lo stoino perché magari persone delle pulizie nei condomini eh, lo rotolano. Quando raggiungete la meta evitate di postare tutto sui social in tempo reale. Se proprio volete, meglio aspettare fino al rientro, così evitate di finire la vacanza con una brutta sorpresa. E poi c'è un altro vantaggio: non da poco, meno cellulare, più socialità dal vivo. Il treno regionale è partito ieri alle 17.03 da Messina, che sarebbe dovuto arrivare a Palermo alle 19.55, è rimasto fermo alla fermata di Cefalù perché c'erano troppi passeggeri a bordo. Non essendoci posti assegnati chiediamo a chi non ha fretta di scendere e prendere il prossimo treno. È stato l'appello rivolto anche in inglese ai passeggeri e è caduto inizialmente nel vuoto, fino a quando dopo oltre mezz'ora alcuni hanno deciso di scendere e il treno è ripartito. Catania, l'illusione di una città bella e ordinata, si scontra con la realtà. Molti proclami e pochi fatti. L'esempio del monumento a Bellini ristrutturato è già in abbandono. Tonino de Mano. La cripta di Sante Uplio, copatrono di Catania, aperta solo in rare occasioni e poi lasciata in abbandono. Il monumento dedicato a Bellini, restaurato e già nell'oblio dopo tre mesi. Lo scrigno d'arte nella Metro Fontana, che fa da contraltare alle scale mobili, ferme da mesi, nella fermata Stesicoro. Tutto è il contrario di tutto, con un decoro solo simulato o apparente. Agli occhi dei turisti e degli stessi residenti, appare una città bella, contraddittoria ma soprattutto sporca. Un esempio lampante arriva da Corso Sicilia che somiglia ad una latrina a cielo aperto pochi passi ed eccoci a Piazza Stesicoro dove è difficile consultare persino un cartello turistico circondato di cassette di plastica ed altro Purtroppo molte città, anche le nostre del sud devo dire, spesso dietro un'apparenza di ordine nascondono delle realtà veramente indecorose A Catania c'è decoro? Diciamo che il centro storico, la parte centrale simula un decoro Simula. Decoro simulato. Basti pensare ai 99.000 euro spesi per restaurare la statua dedicata a Vincenzo Bellini con tanto di dissosori elettrici per allontanare i piccioni. Funzionamento messo già in dubbio dal sindaco Trantino il 26 aprile scorso. Eh, devo dire che ha buttato a malafiura con queste immagini perché quel piccio della sopra non dovrebbe starci. Vabbè, Quindi... ma ce qualcun altro anche adesso, però. Sì, sì, sì. Però... No, sicuramente non c'è il rischio che c'era prima perché c'era un affollamento di piccioni. Risultato: più che allontanarli sembra attirarli. Tanto che il monumento è invaso dagli uccelli è ricoperto di deiezioni. Da bianco sta diventando l'altra volta nero. Il comune di Catania ha installato il dissuasori. Ma secondo noi residenti presumiamo che non sono entrati mai in funzione. Nero, nero come la cenere lavica, in questo caso basterebbe poco per ripulirlo, eppure nessuno vede e nessuno interviene. Revocato il divieto di balneazione per un tratto di mare di Isola Bella Taormina. L'ARPA ha comunicato che i valori della microalga tossica riscontrati sono rientrati nella norma. Resta il divieto di balneazione invece nell'area della cosiddetta grotta del giorno di capo Taormina, ma solo per pericolo di caduta massi dalla volta della caverna. Tuffi permessi anche sul litorale nord di Messina, dove i parametri dell'acqua sono rientrati nella norma. È sempre a Taormina, tre serate con Biagio Antonacci in concerto, al Teatro Antico con altrettanti, tutto esaurito. Un successo strepitoso. Francesco Triolo. la magia di quello scenario e le poesie d'amore della sua musica lungo il filo dei grandi successi che Biagio Antonacci ha proposto nel suo live Funziona Solo Se Stiamo Insieme che ha entusiasmato il pubblico del teatro di Taormina sold out per le tre serate siciliane 35 anni di musica per il cantautore milanese racchiusi in 32 brani, un'escalation di emozioni da convivenda se fosse per sempre musica e parole che accarezzano l'udito dei presenti, ne abbracciano la più intima sfera emotiva ed ancora non ci facciamo compagnia, ti penso ora Buongiorno Bellanima. Mi dica sento che se te ne vai adesso io, io potrei morire. Che se te ne vai adesso forte ancora tu. Sognami se nevica è l'attacco di una delle sue più celebri canzoni, ma la colonia di Mercurio è stata sempre oltre i 30 gradi. Due ore ed un quarto di grande musica a piedi nudi sul palco, con un contatto sempre più stretto con i suoi fans, saltando, ballando, incitando tutti a cantare a squarciagola. Tra i brani più celebri, anche mio fratello, interpretato insieme a Maria Incudine, a sorpresa sul palco del Teatro Antico. Una E adesso una pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina sportiva. Bentornati al Tg Sicilia, il Catania Beach Soccer vince lo scudetto sconfitto. Il Pisa con il punteggio di 4-3. È il terzo titolo nazionale per la squadra catanese. Marco Carli. Il terzo sigillo dopo quelli del 2008 e del 2018. Il Catania Beach Soccer vince il campionato e rimpingua ulteriormente il già ricco palmarès con le 6 Coppe Italia e le 7 Supercoppe, fra cui quella conquistata quest'anno. Insomma, stiamo parlando di un patrimonio dello sport catanese siciliano che ha vissuto a San Benedetto del Tronto una grande giornata. La sfida con Pisa è equilibrata e senza reti nella prima frazione di gioco, il primo squile di marca pisana. La risposta rossa azzurra non tarda ad arrivare e si concretizza con abile a guadagnarsi il calcio di rigore da lui stesso, poi trasformato. Il Catania Beach Soccer passa in vantaggio con Be Martins, MVP del campionato. Il Pisa però non si arrende e trova il pari. Il nuovo vantaggio dei futuri campioni d'Italia è firmato da uno dei grandi protagonisti della stagione, Rafael Padiglia, migliore portiere del torneo. Poi tocca a Catarino portare a due le reti di vantaggio. Il Pisa riesce solo ad accorciare per il 4-3 finale e poi è festa. Sì, sicuramente portare uno scudetto calcistico a Catania è una cosa che mi orgoglisce tanto. Sono molto contento perché, come ho parlato nel Media Day, vuol dire che questo sport è entrato nella, nel tessuto sociale e imprenditoriale della nostra città, quindi ci seguono tutti. Dopo lo scudetto dell'Orizzonte nella pallanuoto femminile e quello della Meta nel calcio a 5, ecco il Catania Beach Soccer, tutte squadre etnee, leader del proprio sport a livello nazionale. Una grande soddisfazione. E adesso la vicenda Catania, la questione Fideiossioni che andrebbe verso la soluzione, le parole di Sergio Parisi, assessore allo sport, chiesto alla proprietà, insiste impegno massimo per il rispetto delle regole e ho avuto rassicurazioni, sempre Marco Carri. L'estate densa di nuvole del Catania è il tema del momento. La fideiussione a garanzia, l'impossibilità di schierare i nuovi in Coppa Italia alla scadenza del 9 agosto, le ansie e ora, sembra, le rassicurazioni almeno per quel che riguarda il punto dolente dei tesseramenti. Ne abbiamo parlato con l'assessore allo sport del comune di Catania Sergio Parisi, che ha avuto un ruolo importante nella prima fase di Pelligra e che attraverso un post social ha richiesto le attenzioni dovute. Beh, il mio intervento nasce dalle ovvie preoccupazioni per i mancati riempimenti utili per poter schierare i nuovi giocatori in occasione della partita con la Cararese, la prima partita appunto di, di Coppa Italia. Ho ribadito, naturalmente, eh, la richiesta di un impegno massimo, soprattutto nel rispetto di quelle regole italiane della Federazione, che probabilmente saranno diverse rispetto ad altri paesi eh, e quindi bisogna ovviamente prestare la massima attenzione. La città poi si interroga su quale possa essere il futuro del progetto. Ho sentito il patron Pelligra, mi ha dato ampie rassicurazioni su quello che è il progetto Catania, eh, voglio ricordare che il Catania eh, ci ha dato delle belle soddisfazioni in questi due anni, voglio ricordare gli impegni del gruppo eh, Pelligra, anche di carattere economico, che ci hanno portato alla conquista del campionato di Serie D, alla conquista della Coppa Italia. Eh, e anche ai risultati nei playoff che ci hanno visto sfumare l'accesso in semifinale poco a poche mogli e la fine ad averliro. E adesso le ultime dal calciomercato, il Catania ha ceduto Davide Marsura all'Ascoli con la formula del prestito e con questa notizia termina qui la nostra edizione del TG Sicilia. Grazie, e buona serata.